Le conquiste ebbero un impatto notevole anche dal punto di vista politico. L'espansione dei territori aveva favorito la classe dei nobili, in particolare dei senatori, proprietari di vasti latifondi e ostili a qualsiasi proposta di ridistribuzione delle terre anche a favore dei proletari e dei contadini inurbati che avevano perduto le proprie terre. D'altra parte, l'ampliamento dei territori sotto il controllo di Roma, oltre i confini dell'Italia, aveva determinato l'allargamento delle reti commerciali e dei traffici, favorendo sotto questo aspetto l'ascesa dei cavalieri o ceto equestre. Gli interessi di questi ultimi non erano sempre in linea con quelli della classe nobiliare rappresentata dal Senato. Insomma, all'indomani delle conquiste, verso la fine del secondo e gli inizi del primo secolo a.C., la classe dirigente romana è divisa in due fazioni. Da una parte gli ottimati, cioè gli esponenti dell'aristocrazia senatoria, una casta chiusa, dotata di immenso potere, legata da vincoli di interesse e di famiglie. Gli ottimati erano in sostanza coloro che decidevano le grandi linee della politica romana. Dall'altra parte la fazione dei popolari, ossia gli esponenti di classi e ceti in ascesa, plebei, ricchi, cavalieri, commercianti, pubblicani, qualche nobile che per qualsiasi motivo si staccava dal suo gruppo di ottimati. Mentre i primi sono favorevoli alla conservazione dello status quo e dei loro privilegi, gli ultimi sono di tendenze progressiste e sono a favore di riforme che limitino lo strapotere della classe dei senatori. In questo scenario si inseriscono i protagonisti della prima guerra civile. Da una parte Gaio Mario, Homo Novus, esponente del Partito dei Popolari, dall'altra Lucio Cornelio Silla, esponente della fazione opposta degli ottimati.